Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Prodigic. Ciao ragazzi, oggi continuiamo con la nostra rubrica riguardante i vari punti del gaming, parlando di un argomento un attimino diverso da quello che abbiamo trattato finora. Sì, questo video vogliamo parlarvi un po' di come costruirci il nostro setup da gaming con il minor prezzo possibile. Perché come sapete le cose costano e tenere aggiornato ogni anno il proprio setup, che va dal computer gaming, tablet e smartphone, costa davvero tanto. Esattamente per questo motivo andiamo a darvi un paio di consigli per effettuare quello che è un ottimo resell dei propri pezzi, dei propri dispositivi, partendo da cellulare, tablet a computer, quindi con tutti i pezzi. Ok, per tablet e cellulari i bei annunci e subito.it sono ovviamente i migliori e i più facili dove ottenere risultati, mentre i pezzi dei computer, diciamo, non sono proprio siti ideali, ma vi consigliamo siti un po' più specializzati, come TomSardware, Hardware Upgrade e Multiplayer.it per le periferiche. Mentre per quanto riguarda la compravendita normale di tutti quelli che sono i pezzi per computer nuovi e i dispositivi nuovi, appunto, vi consigliamo una serie di siti, a partire da sicuramente Amazon. Esatto, che è il migliore. Possiamo trovare le cose migliori su Amazon al prezzo più basso con la spedizione più veloce. Ricordatevi, venduto e spedito da Amazon. Per quanto riguarda i pezzi, le componenti per il computer, invece vi consigliamo dei siti un attimino più specializzati con dei prezzi un po' più accessibili, come possono essere Ekay, Qmaxtech o anche Price, che offre degli ottimi bundle per tutto quello che riguarda il comparto grafico o anche altri dispositivi. Sì ragazzi, vi consigliamo anche altri siti un po' meno conosciuti come Draco.it e BNP Power, dove si possono trovare delle buone offerte. Comunque vi mettiamo tutti i link in descrizione. Per smartphone e tablet ragazzi la situazione è un po' più complicata, visto che esistono due prezzi: il prezzo da negozio, che è molto alto, 699 euro, e il prezzo virtuale, che già un telefono nuovo si può trovare 200 euro in meno. Voi potete tranquillamente vendere un cellulare che avete preso magari qualche mese prima online e rivenderlo a un prezzo di rivendita da negozio, quindi se avete preso un cellulare a 700 euro e vendolo a 400 euro. E ce la fate, perché io ho appena comprato un LG G2 online a 460 euro sugli stocchisti, a 32 giga ovviamente, vendendo il mio S4 di un bel po' di mesi, tutto graffiato, a 350 euro. Sì, appunto, gli stocchisti soprattutto sono un sito su cui potete trovare dei prezzi assolutamente fantastici per quanto riguarda tablet e cellulari. Questo infatti è il modo migliore per andare ad aggiornare man mano, col tempo, tutte quelle che sono le vostre periferiche. Tutti questi siti che vi abbiamo elencato sono assolutamente affidabili, garantiscono tutti una garanzia, che sia italiana o che sia europea. Comunque la garanzia c'è per tutti i pezzi, quindi non c'è alcun motivo di non fidarsi appunto di questi siti. Esatto, quando magari rivendete pezzi del PC non demordete sui siti, perché prima o poi dovete riuscire a venderlo e lo vendete. Fatevi spazio dagli amici, spargete la voce, perché quelle cose dovete venderle, perché poi dovete aggiornare. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video focus sul reselling, appunto. Sì, un video un po' vlog per darvi qualche consiglio anche sui shop da cui acquistare. Questo è un punto che non tutti calcolano per quanto riguarda il gaming, appunto, l'ottimizzazione delle performance gaming in base al prezzo. Però è molto importante, appunto, perché tutti quanti comunque comprate le cose, per cui per averle dovete riuscire anche a ottimizzare. Esatto, perché di questi tempi soprattutto risparmiare qualche euro è una mano dal cielo. Ciao ragazzi, al prossimo video!